23 agosto 2010, una giornata storica per il calcio giovanile fervignanese. Infatti alle 8.30 di questa mattina si sono aperti i cancelli del mitico campo di Calpino per il primo allenamento in assoluto della nuova società PRB Giovane Calcio. È un avvenimento storico stamattina. Quale? Se no, guarda che te lo è do il primo io. Calcio della nuova società. Stamattina lì, viene il no, battesimo. Ripresa te lo do io. E lei, e lei è presente, lo sa, no? Sono, ci sono. Adesso vado via, ma qualche minuto rimango. A rompere il ghiaccio i giovanissimi categoria 96-97 affidati per questa stagione al misterone Massimo Rosati, coadiuvato dal giovane già collaudatissimo Alessandro Annibali. Ah, sei quello che rompe il ghiaccio. Sì, sì, iniziamo oggi, dai, siamo contenti. Come se già non bastasse il succulento programma di Mister Rosati, la mattinata caldissima mette a dura prova tutto il gruppo. Allora, è iniziata la nuova avventura con i giovanissimi, un bel gruppo 96-97, cercherò di fare del mio meglio per poter dare loro un'organizzata a livello calcistico, e di gioco e di maturità psicofisica. Sei consapevole, mister, che sei tu che per la storia passerai come primo allenatore che ha rotto il ghiaccio di questa nuova società o no? Ne sono felicissimo, perché non ho di questi timori, insomma. Se doveva qualcuno romperlo sono stato io, e romperò anche i ragazzi un po' affinché tirino fuori le loro capacità, la loro grinta, e la mettono tutta nel campo. Giocate tranquillamente, poi le regole più avanti le metto io. Il saluto della società affidato al vicepresidente Antonio Coletta. Giornata storica, è vero. Oggi è il primo mattone per fare una grande casa. Speriamo che vada tutto bene. Io sono molto fiducioso. Diciamo che quello che abbiamo fatto in questi anni è per mettere un mattone. Adesso invece dobbiamo proprio costruire. Infine il gradito ritorno a casa di mister Ubaldo Ragnoni, che in questo momento però i suoi pensieri sono assorbiti esclusivamente al suo imminente matrimonio. Ci vediamo il 20 settembre, anzi tolgo anche gli occhiali, faccio vedere l'occhio bello sveglio, da futuro marito. Laura, ti adoro. Okay. Che dire, auguri e figli maschi.